Siamo qui in Piazza Carlo Alberto col Comitato dei Riscaldati Torino. Perché siete qui oggi in presidio in Piazza Carlo Alberto? Siamo venuti qua in presidio in Piazza Carlo Alberto in occasione del meeting europeo sul teleriscaldamento che si svolge a Lingotto dal 22 al 24 maggio e questa sera, martedì 23 maggio, vengono qui in Piazza Carlo Alberto al Museo del Risorgimento a farsi una cena di gala con i nostri soldi delle nostre bollette. Avete detto che Torino è teleriscaldato al 70% per un totale di 700.000 utenti. Questione bonus, non l'avete mandata a dire sui bonus, ce la volete spiegare? Sì, il bonus che hanno dato la stagione passata a 12.000 euro di tetto ISE, senza darne comunicazione comunque in bolletta, per mesi, tergivisando, ampliando il termine, dilazionando e tutto quanto, l'hanno messa a posto così che fino al 30 settembre c'era la possibilità di fare questo bonus da maggio che scadeva di mese in mese e lo prolungavano. Comunque, cioè, dai una cosa per non darla, perché se la gente non lo sa, il bonus non lo chiede. Quest'anno, che hanno alzato il tetto ISE a 25.000 di ISE, che non è poco, perché ormai la maggior parte degli italiani è su quella cifra lì di ISE, quindi hanno detto, sono venuti in commissione comunale portando un fantomatico volantino in cui si diceva come accedere a questo bonus e hanno detto che questo bonus l'avrebbero messo in tutte le buche delle lettere dei teleriscaldati perché loro hanno l'indirizzo di tutti, ma non l'hanno messo nelle buche delle lettere, cioè ci hanno preso anche in giro, sono venuti a prendere in giro i teleriscaldati e hanno preso in giro le istituzioni pubbliche che comunque a quanto pare non gliene importa più di tanto. Ecco, ma non potevano scalarlo direttamente, loro non hanno la possibilità, non hanno i dati ISE delle persone. Sì, sì, i dati ISE ce l'hanno e come così danno in automatico il bonus sociale luce e gas, possono dare anche questo del teleriscaldamento. Ma l'amministratore delegato Irene Armani pare che non lo voglia che danno questo bonus e quindi fanno così che bisogna chiederlo senza averne notizia. Perché se già mettevano un volantino nella buca delle lettere, magari uno lo butta via assieme a quello della pizza, però intanto l'hanno messo. Però se dicono che lo mettono e poi non lo mettono, è una bella presa in giro per tutti le cittadine e cittadini. Grazie.